Ciao ragazzi, ma secondo voi sono più sporchi i soldi o i spazzolini da denti? Ecco, questa è una domanda che si sono poste sempre moltissimi microbiologi, che poi dopo poi sono stati pubblicati degli studi. Allora, partiamo dai soldi. Dai soldi sono stati fatti degli studi condotti dalla New York University di Progetto Dirty Money, dove praticamente andavano a ricostruire lo stato di salute dei newyorkesi, e quindi hanno scoperto che nei soldi, nelle banconote, specialmente da un dollaro, hanno scoperto che ci sono molti batteri, 3.000 tipi di batteri, di cui alcuni causano l'acne, altri diciamo che costituiscono la flora batterica che si trova normalmente sulla pelle. Una di queste specie che è molto resistente è lo Staphylococcus aureus. La cosa diciamo negativa è che negli ultimi anni sono stati utilizzati tantissimi antibiotici, quindi questo ha provocato una selezione darwiniana e quindi la resistenza a questi tipi di antibiotici. E quindi questa è una cosa negativa perché giustamente non avranno effetto. Quindi però adesso si è creata una maggiore consapevolezza e quindi c'è una stretta osservazione su questi tipi di batteri. Quindi mi raccomando ragazzi, lavatevi sempre le mani, mi raccomando. L'igiene è molto ma molto importante. Invece per quanto riguarda le spazzoline da denti, nelle setole ovviamente si possono annidare anche bacilli gram negativi come le Escherichia coli, che potrebbero comunque arrivare attraverso l'acqua dallo scarico del vostro PC. Quindi mi raccomando, non scaricate però sempre con la tavolozza chiusa. Infatti questi tipi di batteri possono essere produttori di tossine responsabili di gravi patologie a livello enterico e non solo nell'uomo. Infatti ragazzi, ecco perché è consigliato sempre maneggiare innanzitutto con accortezza i soldi e non mettersi mai le mani in bocca per avere un e quindi dovete avere una corretta igiene ragazzi, per evitare brutte sorprese. Mi raccomando ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video e seguitemi nel canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi episodi. Ciao a tutti ragazzi!